Evviva, siamo tornati qua nel mio studio in compagnia di... Luca Bonato. Ciao Luca! Ciao. Ciao. Che cosa fai di bello? Cosa faccio oggi, dici? No, nella tua Dopo. vita. Ah, ok. Progetto e realizzo giardini. È una passione che fa parte di me ormai da più di 20 anni. Fantastico. Ci conosciamo perché condividiamo un certo modo di fare impresa. Io posso definirmi un'impresa digitale, tu invece sei un'impresa reale. Bisogna usare le mani Le e zampe, sì. forza. Sì. Ma la nostra azienda nasce. Sì? Vabbè, o preferisci che ti racconti un po' come ho fatto Se ad vuoi, arrivare in visto che questo c'è campo? il bello della diretta, abbiamo fatto una specie di falsa partenza, ti posso dire che queste sono chiacchierate, come ormai la gente forse ha capito, sono chiacchierate, videochiamate, registrate. Io sono nel mio studio e Luca è a casa sua, così siamo sicuri che siamo nel posto giusto e nel momento giusto. Ci piace condividere, almeno io l'ho chiamato e gli ho chiesto di essere presente, anzi, lui si è addirittura proposto, grandissimo Luca, ti ringrazio, perché queste chiacchierate fanno bene alla persona, prima ancora che a noi che le facciamo, in primis riceviamo secondo me una discreta dose di calore umano e a me fa moltissimo piacere che tu mi abbia contattato per chiedermi. Mi metto in coda, quando tocca a me fammelo sapere. È stato veramente un bel momento. Bene, bene. No, mi piacerebbe raccontarti il motivo per cui sono diventato un progettista e anche io con le zampe un realizzatore di giardini. Vai, sono tutto orecchie. Diciamo che tutto nasce, vabbè, io sono un perito agrario, poi uscito dalla scuola mi interessava questa materia, ma all'epoca che era lontano, inizi anni 90. C'era come si dice a Firenze, il corso di progettazione del paesaggio, la propria laurea in paesaggismo, però a Milano non c'era niente. E non essendo un gran studioso, mi sono guardato dentro. L'epoca, i genitori insomma avevano un reddito che non mi permetteva di andare a Firenze a fare il figo, e quindi mi sono dato da fare. Ho fatto militare, sono tornato, sono andato a lavorare in alcuni garden, finché alla fine ho trovato quello giusto, che era un garden di Paderno Dugnano, dove tra l'altro poi ho conosciuto anche il mio suocio. Il garden si chiama, tuttora esiste, Steflor, e lì praticamente il mio capo mi ha dato la possibilità di formarmi, che non è poco, cioè lavoravo e studiavo un corso alla scuola ISAD, che è una scuola di design sia per interni che per giardini, e lì ho avuto la fortuna veramente di trovare dei professionisti che, come posso dire, oltre a lavorare in cantiere, ci insegnavano le tecniche e il modo di progettare i giardini. E sto parlando di, a quell'epoca, adesso non ho più tanti contatti con questa scuola, però a quell'epoca, che era lontano 98, insegnavano Ville e Bortolotti, che sono appunto i due progettisti del bosco, non del bosco di Terra, scusami, del parco Biblioteca degli Alberi, che è davanti al bosco verticale di Milano. Quindi negli anni poi hanno incominciato a lavorare anche essere molto più importanti anche nella Milano, perché anche poi la figura del progettista del verde è diventata più importante, no? Cioè, ha preso la sua importanza. E ogni tanto venivano a trovarci anche personaggi mica da ridere, perché io ho conosciuto Casasco, che era un progettista del verde che ha collaborato con Pomodoro, Gilberto Neto, che è uno dei paesaggisti viventi più importanti dopo Pietro Paolo Porcinai, insomma, Claire Littlewood, che era un inglese che appunto ci faceva scuola del giardino. E proprio in quelle lezioni diciamo, di storia del giardino, ho scelto il nome della mia azienda, perché appunto si raccontava che Epicuro
aveva dato nell'antica Grecia il nome al giardino, no? Aveva dato un nome a uno spazio che era annesso all'abitazione, ma cinto da delle mura, dove il latifondista si curava le proprie ortaggi, le proprie essenze e anche fiori da taglio, no? E l'aveva chiamato con questo nome che a me piace tantissimo, anche se un po', posso dire, poco pratico, no? Cioè, era più facile chiamarsi la gardenia fiorita piuttosto che Kepos, no, l'azienda. Però questo Kepos in greco antico significa grembo materno, cioè un qualcosa di protetto, no? di intimo, di nostro. E quindi ho detto, ero su quel banco, la lite parlava e dicevo, se un giorno avrò mai qualcosa di mio si chiamerà Kepos. Poi ho avuto la fortuna di trovare il mio socio che ha cavalcato anche lui questa... Fantastico, diciamo, questa è una storia bellissima, cioè davvero, ma... Stupendo, cioè una persona che si forma così tanto per fare un giardino, complimenti, cioè sono... sai, il giardino alla fine... Stupidissimo. Alla fine in giardino c'è un po' questa ottica del ma sì, mette una pianta lì, quella lì la mette lì ed è finito. Ma il giardino alla fine ha una sua identità estetica, ma anche una sua identità funzionale, perché comunque io dico sempre che è uno spazio esterno che comunque va arredato come fosse un appartamento, perché comunque c'è la zona dove giochi con i ragazzi, c'è la zona dove pranzi, c'è la zona... E quindi se tu riesci a decidere dove mettere queste aree nella posizione giusta, ti trovi a tuo agio proprio come a casa tua, insomma. Quindi questo è il... Fantastico. Ma anche nella progettazione pubblica, no? Io mi ricordo Paolo Villa diceva, quante volte arrivate in un parco pubblico trovate il percorso fatto e deciso dall'architetto e poi un sentiero che taglia il prato, no? E che raggiunge dal punto A al punto B, no? E quindi brutto da vedere. Perché? Perché il progettista non ha studiato i flussi, cioè le persone che entrano in quel parco, se devono andare all'edicola, non fanno il giro dell'oca perché tu hai messo giù una pavimentazione, ma tagliano in mezzo al prato. Quindi quello è un errore progettuale. E questo è un po' tutto il ragionamento che ci deve essere a monte prima di progettare un giardino. Quindi tu lavori sia per i privati che hanno una casa e hanno un giardino che per il verde pubblico. Esatto. No, beh, verde pubblico no, nel senso che non sono stato mai contattato diciamo dai comuni e nello stesso tempo non so, lo trovo un mercato un po' ormai consumato, rovinato dagli appalti al minimo ribasso, insomma. Non è perché voglio essere strapagato, ma perché non viene riconosciuto l'impegno. Ecco. Magari in quel caso si potrebbe fare una cosa più semplice che abbia un contenuto di economicità, non lo so, invece di mettere sotto una pianta che è difficilissima da curare, che va potata ogni 15 giorni, ok, gli metti su un bel prato, gli metti sotto un bel impianto di irrigazione, correggimi se sbaglio, sono solo supposizioni, non voglio rubarti il lavoro. No, è che comunque il pubblico ha tutta la sua burocrazia che tende a rallentare un po' tutta questo iter di studio e tutto. Poi parliamoci chiaro, io non sono un architetto, sono un perito agrario, quindi sai, ci sta che per quanto tu ti possa essere formato in una scuola che non è, tra virgolette, riconosciuta, e hai lavorato e imparato dai tuoi errori, ma nessuno ti dà un titolo, quindi... No, però hai detto numeri come 1998, sono passati quanti anni quindi da quando fai questo lavoro? Più di 20 anni, insomma. La matematica non è il mio forte, però sì, devo però dire, sai, l'esperienza, se avessi lavorato per 20 anni nello studio di Paolo Villa e Bortolotti, allora potrei sicuramente dire la mia. Se progetti giardini privati o aziendali, insomma, l'esperienza poi alla fine, sai, adesso quest'anno abbiamo iniziato un lavoro piuttosto grosso per un cliente privato qui a Pavia e le gambe tremano, insomma. Poi alla fine le cose stanno andando bene, a parte l'interruzione del Covid, però siamo da quel punto, cioè io dico sempre, siamo un'azienda che cerca di fare una crescita in qualità piuttosto che in quantità. Era molto semplice destinare una squadra di uomini
al mio socio e altri tre o quattro io per dire e magari andare a prendere il verde pubblico, tagliare dell'erba, però non cresci, perché noi per dirti, la nostra azienda nasce anche su quel fondamento che è la preparazione professionale. Cioè noi abbiamo un rapporto continuo con la scuola agraria del Parco di Monza, dove ci formiamo con dei test, con dei corsi di aggiornamento. Sia io, Franco, che anche Mimo abbiamo il brevetto di tree climbing, cioè ci arrampichiamo sulle piante per portarle. Certo, l'ho visto. Posso dire cioè, che vedervi arrampicare. Sì, ci sei venuto anche a trovare in cantiere, è vero? No, quella è una cosa che a me appassiona veramente tanto, perché come posso spiegarti? La pianta, io dico sempre che la pianta la capisci dall'interno, perché dall'interno capisci la fisiologia dei rami, quelli che sono superflui, quelli che si appoggiano, quelli che sono secchi. Cioè finché ci giri intorno, non, con un cestello rischi di fare una forma a palla, comunque a punta, ma rimane sempre troppo densa e non... Ti ho visto lavorare e soprattutto mentre tu eri ancora da basso, che ti imbragavi tutto quanto con la tua attrezzatura, mi raccontavi per filo e per segno quello che stavano facendo i tuoi soci, i tuoi colleghi sopra agli alberi. E mi ricordo molto bene il fatto che raccontavi di una sorta di effetto vela che così da vicino e così da dentro veniva come evitato, e quindi l'albero, nonostante ci fossero poi raffiche di vento, stesse comunque al sicuro, che è un problema per l'albero, ma è un problema perché ci sta vicino. Quindi era veramente bello vedervi lavorare, arrampicare, e poi, cioè, no, assolutamente. Bravi. No, esatto, perché poi in Italia c'è questa un po', adesso notevolmente è aumentata questa paura, diciamo perché comunque abbiamo questi eventi atmosferici piuttosto importanti nel periodo estivo, e quindi le persone dicono al giardiniere di ridurre la pianta a un appendiabiti, ma non è necessario. Cioè, insomma, io la lotta che stiamo facendo noi da anni ormai contro la capitozzatura, che è quell'opera barbarica che viene fatta sulle piante, cioè tagliando in maniera drastica i rami e portando via parti essenziali della pianta, la indebolisce, perché è vero che tu vai a lavorare riducendo la chioma, ma in maniera così drastica rischi che la pianta si ammali e che comunque diventi, come posso dire, pericolosa nel futuro, perché la pianta rivegeta molto più velocemente, quindi in un attimo rifà la chioma in quelle dimensioni. Quindi fare una pulizia, un lavoro, come dico io sempre, di cesello, magari può sembrare, magari sicuramente all'impatto iniziale ha un costo superiore, ma la prossima volta che ci vediamo è fra 7-8 anni, mentre se apri la capitozzatura dopo 2-3 anni sei di nuovo a potare, insomma, oltre che a avere comunque messo in pericolo la pianta, ma la pianta ma anche le persone, perché una cosa, questo mi rendo conto che andiamo a questo troppo sul tecnico, poi magari ti annoio, ma il pioppo, cioè tutti pensano che l'armillaria mella, che è poi il chiodino, sia un fungo meraviglioso, sì, a tavola è meraviglioso, e meglio sicuramente il nostro amico chef lo conoscerà benissimo, ma è solo il fiore che produce il corpo del fungo che è all'interno del tronco. Cioè il fungo si nutre delle parti dure della pianta che l'aiutano a sostenerlo. Quindi nel momento in cui il pioppo si è ribaltato, che poi nella maggior parte dei campi sportivi sul bordo tutti i pioppi ci persino, no? Che poi giocano a calcio i ragazzini e sono, tra virgolette, a volte, se le piante sono state portate male, in una situazione di pericolo, perché arriva un forte vento, il pioppo, che è bello, con le sue belle foglie, vigoroso, si schianta e vola sul campo da calcio. Ma perché succede questo? Perché se io vado a parlare con l'omino, tra virgolette, che gestisce il campo, che gestisce il taglio del verde, dico, ma lei lì per caso trovava dei chiodini? Montagne di chiodini. Il chiodino è il fiore, no? Che ci dice, ragazzi, attenzione, perché io sono all'interno della pianta e la sto mangiando. Questo è. Quindi, ma guarda. Perché poi qual è il problema? Che la pianta
diciamo, i tessuti di trasporto della linfa sono nel primo centimetro vicino al tronco, no? E quindi non sono attaccati dalla lamellaria. Quindi la pianta continua a vegetare tranquillamente, belle foglie. Il problema è che la spina dorsale interna è completamente marcia e nessuno se ne accorge se non vengono fatti appunto questi monitoraggi della lamellaria. Questi monitoraggi come puoi farli? Dire... Come possiamo aiutarti a farli? Perché per esempio una volta che ti ho mandato un messaggio di un... ero in giro a Milano... Precisamente dalle parti del centro assistenza Canon dovevo fare un intervento alle mie macchine fotografiche. Ti ho mandato una fotina, ti ho detto com'è andata con quest'albero e tu mi hai risposto poteva andare peggio. Cosa possiamo fare? Ti possiamo mandare un messaggino? No, vabbè, quella che mi avevi mandato tu, se non ricordo male io, era una potatura fatta, giusto? Esatto. Allora, io non voglio fare il professorone perché non lo sono. Però diciamo che fortunatamente c'è una tendenza nel intervenire con le potature, con il taglio di ritorno, cioè vuol dire non lasciare il capitozzo ma lasciare il rametto. Quindi quello che mi hai mandato te, diciamo che era come si operava 10 anni fa. Adesso si tende a essere proprio meno invadenti possibile. Cioè io, come posso dire, il complimento più bello che posso avere dal cliente è che quando scende mi dice caspita, va, sembra, è bellissimo ma sembra che non hai neanche potata. Questo è il complimento più bello, perché vuol dire che la mia opera è servita ma non si vede, è essenziale, insomma. Questo bello è... Beh, questo mi fa gemellare con te, perché comunque anche io ho la voglia di non essere mai visto quando sono a fare un servizio fotografico. Preferisco scomparire e raccontare con occhi assai discreti quello che succede. Va bene, va bene. Ma senti, quindi nella tua squadra quante persone ci sono, che ho perso conto? Allora, noi siamo in 4. Siamo stati in 4 qua ultimamente. Ci sono io che mi occupo, diciamo, del contatto col cliente, quindi la progettazione, diciamo, quando serve, che il lavoro è piuttosto grande, se no comunque il preventivo, e quindi poi la gestione dei conti e tutto quanto. Franco, che è il mio socio dall'inizio al 50%, è una persona fantastica perché lui si occupa del tree climbing, perché comunque è il nostro, come posso dire, uomo di punta, spirito guida, perché comunque sono più di 10 anni, anzi 15 anni, più di 15 anni che fa questa, quindi il nodo, la cosa che non riusciamo magari a interpretare, lui la interpreta molto meglio di noi, anche muoversi in pianta ha comunque dei modi, anche se ormai siamo tutti oltre la quarantenni, quindi siamo un po' piazzati, ma comunque riusciamo anche a essere molto, come posso dire, molto leggeri in pianta, perché comunque le corde ti portano a portarti a passeggiare per l'interno della pianta. E lui si occupa appunto di formare anche un po' i ragazzi, anche Mimmo, che Mimmo ha fatto il corso con lui da poco, è comunque molto più atletico, e quindi magari riesce meglio a muoversi in pianta di noi più velocemente, anche se ha voglia di finire tutto in fretta, quindi poi scende che è più stanco di noi, ma comunque questo è un po' il suo... e poi, niente, Franco, stiamo su Franco, diciamo che si occupa anche della progettazione, della realizzazione degli impianti di irrigazione, partendo proprio da valori importanti, quali la portata, la pressione, quindi non sono impianti buttati lì a caso, io magari gli dimensiono un po' le zone e lui lo mette in base alla pressione, appunto, li mette giù nella maniera corretta. E poi si occupa insieme a Mimmo anche della gestione delle attrezzature, che sono importanti. Io lì in magazzino, che adesso stanno urlando perché hanno voglia di agire, insomma l'erba sta crescendo, siamo qua fermi e dopo sarà veramente dura riuscire a recuperare in tutte le nostre manutenzioni. In ultimo è arrivato, no, volevo anche raccontare meglio Mimmo, perché Mimmo è 10 anni che con noi, è una persona fantastica, è una persona curiosa, e io credo che la curiosità muova tutto, perché se tu sei curioso continui a progredire, se invece continui a stare sulla tua macchinetta a tagliare l'erba e non ti interessa che pianta ti passa di fianco, tutto decade.
cavi, insomma. E lui è veramente una persona curiosa, che ha voglia di progredire, di crescere, quindi in un futuro sarà sicuramente un importante capo squadra. Mentre Michele è l'ultimo arrivato, Michi, ma è una persona anche lui molto disponibile, presente, quindi siamo, come dice Checco, una squadra fortissimi. Ottimo, va bene, va bene. Ma tu, in tutto questo lavorare, vabbè, adesso magari, come succede a tanti, hai un po' di tempo libero, però mi sa che hai, come fai a gestire tutto questo carico di lavoro? Ti lascia del tempo libero oppure corri dalla mattina alla sera? Guarda, io credo che sia giusto dare lo spazio a tutto. Mio nonno diceva sempre, e tu l'hai ripubblicato, un post che avevo messo su Instagram, che è una frase di una foto che mi aveva appunto mandato mia zia, che non avevo mai visto, e c'era appunto mio nonno e mio papà. E la frase che diceva sempre mio nonno è mangiare, effetti speciali, per mangiare piano e lavorare forte. Quella sinistra è mio nonno, quella destra è il mio babbo. E come mio padre invece mi ha sempre detto appunto che bisogna proteggere le persone sempre più deboli e combattere i prepotenti. Queste erano un po' le frasi che contraddistinguono un po' questi due personaggi molto importanti per me. E quindi, tornando a bomba, come posso dire, no, dove che erano rimasto? Scusa, ho perso tutto. Ringrazio io facendoti vedere una foto. No, praticamente, cioè, ti resta del tempo per te? Ecco, bravo. No, dicevo che la cosa importante, secondo me, è il tempo da destinare a tutti. Io, vabbè, nel periodo primaverile tendo sempre a litigare con la moglie, perché il carico tra il lavoro e il preventivo e le cose diventa insopportabile. Però abbiamo sempre lottato in questi anni perché il sabato sia nostro, delle famiglie, della famiglia, dei ragazzi. Quindi, al di là dell'essere sempre incasinati, è giusto dare il giusto tempo a tutti. Ecco. Quindi riusciamo comunque, per il momento, spero di non contraddirmi in futuro, però insomma io spero sempre di riuscire a dare lo spazio alla famiglia come vabbè, io non ho grandi hobby, il mio hobby è sempre la mia famiglia. Sì, ho quello di, quando nascono i porcini, di diventare matto, camminare per funghi, andare per funghi nelle colline dell'Oltrepò, però altri grandi hobby non ne ho mai avuto. Sì, chiaro, se fosse la passione del lavoro che faccio, mi assorbe completamente. Senti, prima che partisse la registrazione mi hai detto: ci tengo che si veda il galeone e il quadro alle mie spalle. Come mai? Cosa significa? Ma perché appunto il galeone è sempre stata una grossa passione di mio padre, che ha un dito che è grande come la mia mano, eppure riusciva a legare le corde, questo galeone veneto. L'ha fatto lui, ha fatto tante altre barche in legno, quando era il suo hobby, diciamo. Mentre quello di mia madre è il Duomo di Vicenza, è la pittura, quindi questo è un quadro che ha realizzato lei. Ed è un po', me lo voglio nel mio studio, perché io nasco comunque sia a Milano, cioè io ho vissuto per 25 anni a Milano. Ci lavoro ancora, perché comunque parte delle manutenzioni e parte dei clienti sono a Milano, insomma. E quindi no, mi piaceva che fossero lì come aiutarmi a stemperare la tensione di questa intervista. Caspita, sì. La vicinanza delle persone comunque farà la differenza in questo tempo, e secondo me anche un po' a partire da questo progetto mio, che è nato un po' per caso e per gioco, ma è nato anche, non voglio sembrare egoista, ma è nato un po' anche per me, per farmi sentire le persone che comunque con le quali ho collaborato, ho avuto la fortuna di fotografarle o comunque di interagire in qualche modo.
Tu hai qualche progetto per questo momento, per il futuro, per l'immediato futuro? Hai qualche asso nella manica? No, a livello lavorativo no, è più un sogno a livello, diciamo, pubblico. Personale. Cioè, è un po' una cosa che ho sempre avuto nella testa, e poi alla fine ho cercato anche di condividerla con dei colleghi, però poi il lavoro ci allontana, non ci fa crescere in questa direzione, che era quella di riuscire a creare, già esiste questa cosa, una manifestazione che fosse tipo l'Arbor Day, no? Gli agricoltori italiani la fanno in Aspetta che è andato via il determinate. segnale, una manifestazione. È una manifestazione, l'Arbor Day, che già esiste, però vorrei farla mia su Pavia, cioè una giornata in cui avere la popolazione che ti cammina intorno, tu ti arrampichi sulla pianta, da sotto spieghi il motivo per cui le piante vanno potate in questa maniera, fai vedere cos'è il tree climbing, ma non deve essere un qualcosa finalizzato a farmi conoscere perché voglio lavorare di più, no, è proprio mirato a far crescere la cultura del verde, capisci? Cioè spiegare alle Fantastico. persone che questa pianta è stata potata male e questa è stata potata bene e che il modo giusto di agire è questo, non è che c'è una via di mezzo, bisogna le piante potare in questa maniera. E sarebbe bello proprio creare una manifestazione del genere dove proprio raccontare il mio sogno, per dirti, era, non so, la festa del Ticino a Pavia, nel parco del castello, lì fuori su quei due bei cedri, arrampicate due persone, uno sotto con il microfono, ti Ti racconta consiglio il una perché cosa, si agisce in questa maniera. voglio proprio aiutarti a realizzare questo sogno, anzi mi ci metto pure di impegno. Se vai a rivederti la primissima video call che ho registrato, c'è una persona a cui tengo moltissimo, che è Marcello Bolzoni del Castello di Belgioioso. Magari ci si potrebbe aiutare, perché in chiusura del suo intervento, che era il primo, è stato proprio una scommessa, un tentativo proprio molto inconsapevole, almeno da parte mia. Gli ho detto: guarda, Marcello, perché non pensiamo che un giorno possiamo, visto che comunque tutto ripartirà, possiamo organizzare un evento lì da te? Magari adesso lui non può intervenire perché stiamo registrando, però se Certo. qualcuno sente questa registrazione, o anche Marcello stesso, mi farebbe molto piacere che mettesse un commento da qualche parte e dicesse: guardate che magari io un albero del castello ve lo posso prestare. Sarebbe Cosa ne pensi? fantastico. Sarebbe fantastico. Noi abbiamo addirittura creato sempre con questi ragazzi una pagina Facebook dal nome Arbor Felix, che poi era naufragata perché non c'è tempo, perché ci sono mille cose del lavoro. Insomma, è un peccato, sarebbe proprio bello, insomma, il fatto di fare anche del volontariato nel nostro settore, cioè di far crescere il nostro settore mettendoci a disposizione in maniera gratuita. Addirittura io all'inizio avevo, e questa sarebbe una cosa che se ci fossero altre aziende che volessero intervenire in questo progetto, all'inizio ne avevamo fatto una giornata al mese gratuita. Gratuita vuol dire che siamo andati alla casa famiglia di Borgarello, abbiamo potato le piante in maniera gratuita, oppure il filare qua a Borgarello del campo sportivo, siccome le prime due appunto erano state un po' massacrate dall'omino del campo sportivo, siamo arrivati a fermi tutti, ci pensiamo noi in maniera gratuita, l'abbiamo fatto con le nostre attrezzature. Cioè, bisogna dare un mondo in cui abbiamo sempre tanto preso. E bisogna ridare, ringraziare, cioè questo è secondo me il modo per rendere positivo questo male che ci sta colpendo. Ecco, questo è quello che voglio dire. Senti, sono veramente. Ti ringrazio tantissimo per queste cose che hai detto, perché fanno veramente lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ripeto, in primis del sottoscritto. E quindi in questo momento così difficilotto, sentirsi comunque carichi fa molto, molto piacere. Ti ringrazio per Sì, tutto sì, sì. quello che hai detto.
di lavoro volontario anche nel campo della fotografia ne ho visto. Ieri guardavo per caso, perché YouTube me l'aveva propinato, un video sulla costruzione dell'ospedale di Bergamo in fiera. C'era scritto foto, adesso non mi, di Marco Rinaldi, non vorrei sbagliarmi il nome, e ho visto i lavori di questo collega bergamasco. Produrre una documentazione su quello che sta accadendo è qualcosa veramente di grandissimo forte impatto umano. No, ma riuscire anche secondo me a mantenere come si posso dire, il dito sul grilletto, perché comunque stai vedendo delle situazioni che, essendo un essere umano, ti attraversano, no? Quindi, come posso dire, è difficile rimanere cecchini in una situazione così potente. Questa è la cosa che, secondo me, nella vostra professione, in questo tipo di interventi, diventa difficile, un po' come la mano del chirurgo quando va a operare il cuore, no? Cioè, sei comunque sempre coinvolto, non sei mai asettico sì, nell'attraversare la realtà che c'hai davanti. Senti, ma comunque che, guarda, poi ti lascio l'ultima riflessione, è quella che comunque l'Italia, secondo me, è maestra in questo, cioè nel senso che noi quando ci sparano a tutti i cantoni riusciamo comunque a trovare il modo di saltarne fuori. Forse sì, diamo proprio il meglio di noi quando siamo in difficoltà. La cosa che mi fa rabbia è che senza entrare in ragionamenti politici, niente, ma se pensi che un popolo come quello americano, che più o meno ha sempre governato il mondo, cioè sempre, ultimamente, ha sempre deciso le sorti del mondo, le persone, quelle più semplici, nel momento di difficoltà, vanno a cercare di acquistare delle armi per difendersi, mentre noi se il vicino è rimasto senza pane, lo dividiamo e glielo diamo, insomma, forse la direzione nostra è quella più giusta, ecco, questo è l'ultima riflessione. Dai, senti, dobbiamo andare a lavorare. Eh sì, bravo, sì, viene troppo lunga. E sembra, come avevi detto, sembrano, sono 20 minuti, ma sembrano 3 minuti, reale. Allora salutiamo chi ci ha voluto ascoltare e soprattutto ti ringrazio tantissimo per le cose che hai detto. Grazie a te, è stata un'esperienza molto, molto, molto bella, molto bella. Grazie. Ciao, ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie.